Eccoci, bentornati su Go Games e siamo su Silent Hill 2 Remake e in questo video andremo in primis ad aprire questa cassaforte, dopodiché andremo a trovare anche gli altri oggetti che ci serviranno per andare a sbloccare il meccanismo che abbiamo trovato all'inizio, proprio appena entrati negli appartamenti di Woodside, perché ci troviamo proprio lì. Vi ricordo, prima di cominciare, che in descrizione trovate la playlist con tutte le guide che riguardano il titolo. Detto questo, grazie di cuore a tutti gli abbonati al canale, a tutti, super grazie. E partiamo. Ci troviamo esattamente in questo punto, nella stanza 206. Vi mostro, vediamo se riesco a spostarmi così. Siamo qui nella 206, siamo passati dalla 208 inserendo la mela dorata che avevamo trovato un pochino prima. E abbiamo attraversato il muro spostando l'armadio e siamo entrati nella stanza 206. Ora, in questa stanza troviamo questa cassaforte. Questa cassaforte al suo interno ha degli oggetti che ci servono. Dobbiamo trovare il codice. Per trovare il codice, in realtà è molto molto semplice. Basta decifrare questo indovinello qui che ci dice: a destra sotto i tetti che pungono la luna, sinistre vedo impronte, ma persona alcuna starà tornando a casa o giù per altre strade si destreggia tra i ricordi che scorrono verso l'Ade. Ora, a destra sotto i tetti che pungono la luna, sinistre le impronte, vi mostro dove trovare i numeri. Questo è il numero sinistra sotto i tetti della punta e quant'altro. Questo è il numero delle impronte sinistre che vanno appunto verso sinistra, questo è il numero 7, quindi abbiamo 13, 7, dopodiché abbiamo l'11. Questi sono i numeri che ci serviranno per aprire la cassaforte. Ovviamente io sto giocando a livello di difficoltà normale. Vi spiego come risolvere l'enigma qualora stesse giocando a un altro livello di difficoltà, come credo ci sia anche facile, ma c'è anche difficile e lì cambiano. Per risolvere questo enigma dovete fare così. Quindi siamo qui, andiamo verso il 13, verso destra, per cui eccoci qui 13 e clicchiamo, dopodiché andiamo verso il 7 girando a sinistra. E clicchiamo e poi torniamo verso l'11 e andiamo a cliccare. In questo modo apriamo la cassaforte, otteniamo la prima moneta che è quella uomo. Ve la capovolgo, vi faccio vedere anche il retro perché poi quando dovremmo andarla ad inserire le dovremo anche roteare, ma vi mostrerò tutto. E poi andiamo a trovare anche una chiave, eccola qui, la chiave di acciaio che ci servirà per accedere a un altro luogo. Quindi ora potete andare avanti e vi mostrerò dove trovare le altre monete. Arrivati poi nella stanza 312, semplicemente andando avanti, non vi preoccupate, come potete vedere, come avrete già notato, la strada è praticamente obbligatoria. Voi interagite sempre con tutto, così sulla mappa vi compare tutto. Arrivati qui, in questo punto. Fate attenzione che ovviamente ci sono nemici, ci infiliamo qui sotto. Eccoci qui. E qui ci andiamo a prendere questo bel pacchetto di lattine, le Bloody Apple. Che schifo. Che dovremmo utilizzare per andare a sbloccare lo scarico. Quindi apriamo questo coso dei rifiuti, questo scivolo per i rifiuti, e andiamo ad utilizzare il succo in lattina. Lo buttiamo proprio all'interno. In questo modo, altro che tecnici, robe strane, con una semplice confezione di lattine abbiamo sbloccato il coso dei rifiuti che era rotto. Che ci voleva un tecnico? Assolutamente no. Ci voleva il nostro Jimmy che tirava le lattine giù per il buco. Detto ciò, continuate tranquillamente ad andare avanti. Mamma mia, che paura! E ci vediamo a brevissimo. E vi mostro dove recuperare la chiave, ovviamente. Cioè, la chiave, la moneta che abbiamo appena sbloccato tirando giù le lattine. Che sì,
Funge in realtà da chiave, ma è una moneta. Vabbè. Vi basterà semplicemente scendere le scale, quindi trovarvi in questo punto qui. Ve lo mostro magari per completezza. Comunque, ripeto, è molto molto semplice. Vedete, queste sono le due rampe di scale che dobbiamo scendere nuovamente. Eccoci qui. Siamo qui dalla stanza 312, uscite e prendete le scale dalla quale siete venuti. Quindi andate giù, arrivate giù e sbloccate la porta in fondo. Si sbloccherà facilmente perché ci sarà già la chiave attaccata. Dall'altro lato non era possibile aprirla, vedete? Apriamo questa. Qui ci sarà la chiave e dall'altro lato non potevamo aprirla inizialmente. E ora ci ritroviamo nuovamente dove appunto abbiamo letto il biglietto che il coso dei rifiuti era otturato, era rotto. E non si poteva utilizzare, eccolo qui, questo, il warning. E qui troviamo la moneta. Possiamo prendere la seconda moneta, ve la faccio vedere anche capovolta. E ora andiamo a recuperare la terza e ultima moneta, quella che raffigura il serpente. Ora, una volta superata la stanza 116, quindi da dove abbiamo preso la moneta, che è diciamo quel rettangolo tra il 112, il 110, il 107 e il 105, ok, da lì tornate verso la scala, girate a sinistra e superate la stanza 114 ed entrate nella 116. Ci sarà una finestra dalla quale potrete uscire e vi ritroverete qui nel cortile. Ok, questa è la finestra, vi ritroverete qui. Qui ci saranno quattro nemici ad aspettarvi, uno laggiù e tre all'interno della piscina vuota. Fateli fuori, se non volete usare proiettili potete cercare di dividerli. Io qualche proiettile l'ho usato, purtroppo ero, diciamo, avevo il caricatore pieno, era 10, adesso ne ho 4, quindi ho usato 6 proiettili. Però vabbè, pace amen, mi stavano a scassare e quindi ho dovuto per forza di cose colpirli con la pistola. Due, gli altri due li ho fatti fuori a bastonate. Qui nella carrozzina troveremo la moneta del serpente. La possiamo capovolgere e troviamo questa specie di fiore. Ora che abbiamo ottenuto tutte e tre le monete, ci possiamo spostare proprio all'inizio, alla reception, dove possiamo anche salvare, dove c'è quel cerchietto all'interno della stanza. Quindi da questo punto ci andiamo a sbloccare anche la porta. Che si può aprire solo dall'esterno e dall'interno non potevamo accedere, che è questa porta qui. Eccola qui. Andiamo ad aprire e possiamo tornare alla reception e possiamo andare a risolvere l'enigma che si trova proprio qui dentro. In questo punto qui, eccolo qui. Se non avete ancora interagito, ci sarà un telo bianco. Interagite e James andrà a togliere il lenzuolo bianco da questo oggetto qui, quindi interagiamo e ora andiamo ad inserire tutte le monete e le spostiamo nel modo giusto. Prima cosa da fare nel primo slot qui, intanto per andare a decifrare, vabbè, ve lo spiego magari al volo, cliccate il triangolo e qui andate a leggere i soliti indovinelli per andare a capire come posizionare le varie cose, ma comunque ora ve lo mostro. Qui andiamo a sistemare lui, la moneta dell'uomo, poi ci spostiamo al centro. Qui andiamo a posizionare la moneta della donna. Infatti diceva soffia il vento da dietro la donna e quant'altro. Qui poi ci spostiamo nel quinto foro e andiamo ad inserire il serpente. Dopodiché prendiamo questa del serpente e l'andiamo a ruotare e la posizioniamo qui. E si girerà il leggio, chiamiamolo leggio, e nuovamente l'indovinello. Quindi ora ci rispostiamo qui dalla moneta dell'uomo e l'andiamo a girare, dopodiché la spostiamo e la mettiamo qui. Poi andiamo a spostare la donna di qua, dopodiché prendiamo questa. La rigiriamo e la mettiamo qui al centro, quella dell'uomo. Quindi ora dovreste girare questa della donna,
in questo modo qui e dovreste andare a rigirare questa del serpente in questo modo qui. Dovreste avere questa configurazione e si girerà nuovamente il leggio. Quindi qui avete un altro indovinello. Come ultima cosa, dobbiamo andare a prendere questa moneta, la giriamo e la andiamo a mettere qui sopra. Quindi la donna, dopo la spostiamo su, la appoggiamo qui, si aprirà il cassetto e noi andremo a prendere la chiave della stanza 201. E la chiave della stanza 201 andrà ad aprire la porta situata nel secondo piano, quindi da questo punto uscite da qui, magari prima salvate, prendete questa rampa di scale ed entrate direttamente nel secondo piano. Lì ci sarà la stanza 201. Quindi, giovani, anche per questo video, come al solito, è tutto. Grazie mille e alla prossima.